Sindaco Fontana, 6 miliardi calcolati per le infrastrutture per i comuni lombardi, ancora bloccati dal patto di stabilità, come si può superare questa situazione? Se soltanto arrivando finalmente a mettere mano al patto di stabilità, soltanto finalmente prendendo quelle decisioni che tutti i governi che si sono susseguiti si erano impegnati ad assumere, che nessuno ha assunto. Purtroppo temo che anche questo governo farà meno degli altri, se è vero come è vero che in occasione dell'ultimo incontro che abbiamo avuto con il Presidente Renzi, quando abbiamo parlato di questo specifico argomento, ci è stato detto che l'unica cosa che forse verrà fatta sarà un allentamento soltanto per un edificio scolastico a comune. È chiaro che questa è una scelta demagogica che non risolve minimamente i problemi. Il vero fatto che si dovrebbe sottolineare è che in sette anni, dal 2007 al 2013, gli investimenti dei comuni si sono ridotti in misura percentuale superiore al 30%. Così vuole dire ammazzare l'economia ed ammazzare i nostri territori e non dare le risposte che i nostri cittadini si aspettano. Nello stesso periodo però lei ha detto ben 16 miliardi è stato finanziato dagli enti locali. Fra irrigidimento del patto di stabilità e tagli si è trattata di una cifra di 16 miliardi e mezzo circa che i comuni hanno messo a disposizione per il risanamento della finanza pubblica. Ciò nonostante il sacrificio dei comuni, che purtroppo non è servito a niente, il vero problema è stato che il costo della pubblica amministrazione, del resto della pubblica amministrazione, il costo dello Stato è aumentato ogni anno in misura di 30-50 miliardi. Lei ha citato l'incontro che c'è stato con il Premier Renzi e una nota proprio della Presidenza del Consiglio ha detto che in questa settimana si arriverà a una definizione del testo per le riforme, si parla di Senato ma non solo, si terrà conto anche delle proposte propositive dei comuni. Quali sono queste proposte che voi portate? Ma le proposte che abbiamo fatto sono per ora soltanto di arrivare a una risposta definitiva. Sul Del Rio vogliamo una risposta, è una cosa che ha del paradossale pensare che a 45 giorni dalle elezioni, a pochi giorni dalle elezioni ancora non si sappia se i consigli comunali saranno costituiti da un numero piuttosto che da un altro numero di consiglieri. Sapere ancora oggi, non sapere che fine faranno le province, perché se il decreto Del Rio non dovesse passare con questa proroga al 31 dicembre dei commissariamenti vorrebbe dire sostanzialmente che si dovrebbe andare a far votare anche nelle province. Siamo in una situazione paradossale che se noi volessimo raccontare in modo credibile all'estero la gente ci prenderebbe per matti. Purtroppo è tutto così, è tutto assolutamente così.